Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 23, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare». Attraverso i guai rivolti agli scribi e ai farisei, Gesù istruisce la folla e i discepoli. Egli mette in guardia i discepoli dai cattivi comportamenti che vengono segnalati, perché anch'essi vi potrebbero incappare. Il senso del guai a voi è «ahimè per voi», non esprime una minaccia, ma il dolore per la situazione dell'altro. È un'espressione di sincero amore, non di aggressività, né tantomeno di cattiveria. È un lamento. L'ipocrisia è la differenza tra l'essere e l'apparire, il non riconoscere l'ordine dei valori, ciò che è più importante e ciò che lo è meno, ciò che è centrale e ciò che è periferico. L'immagine del chiudere presuppone che essi siano i detentori del potere delle chiavi, ossia che possiedono l'autorità dell'insegnamento. Essi, servendosi della propria autorità, sbarrano gli uomini loro sottomessi l'accesso al regno dei cieli. Le autorità giudaiche impediscono l'accettazione del Vangelo di Gesù. Ci ricorda Papa Francesco, questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge, non sono cose di quei tempi. Anche oggi ce ne sono tante. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.